Sono 137 i migranti ospitati nella diocesi di Fano, Fossombrone e Cagli-Pergola, una problematica alla quale è stata dedicata una pubblicazione intitolata I migranti, le nuove minoranze. Il libro, che potrà essere ritirato in modo gratuito al centro pastorale in via Roma a Fano, è stato realizzato dall'Ufficio diocesano per i problemi sociali e del lavoro in collaborazione con la Commissione Migrante, la Caritas diocesana Sala della Pace e l'Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali. È stato fatto proprio per cercare di dare una risposta, diciamo, ai tanti interrogativi, ma anche soprattutto di, come diceva anche Gabriele D'Arpetti, il direttore dell'ufficio per la pastorale sociale del lavoro, di cercare di non mistificare le parole. Quando si parla del tema dei migranti, le parole, come sappiamo, pesano come macigni. Parlare di problema di immigrazione non è uguale a dire questione dell'immigrazione, parlare di tolleranza non è uguale a parlare di accoglienza. Quindi, come ci esortava anche il Vescovo all'interno di questa pubblicazione, parlava appunto della necessità di appassionarci alle storie degli altri, perché come scriveva lui è evidente che siamo un popolo in declino nella misura in cui non riusciamo più ad appassionarci al destino di altri uomini, e ha trovato due parole che sono poi le parole chiave, e che sono l'ospitalità nel senso più letterale del termine, quindi anche la sacralità dell'ospite, anche l'empatia nel cercare di mettersi nei panni dell'altro. E con questa pubblicazione crediamo appunto di aver dato un contributo importante anche al dibattito su questa questione.